Ragazzi, NEVS è una rubrica divertente, frizzante, è un modo come un altro per sdrammatizzare le brutture del mondo, ma qui oggi direi di iniziare parlandovi di una cosa drammatica, di una cosa della quale vorremmo mettervi a conoscenza, cioè del fatto che noi lunedì andremo a dormire tardissimo. E questo per due ragazzi di 30 anni è devastante. Io alle 10 e mezza inizio a piangere, la mia ragazza lo sa, quando mi vede piangere perché ciò devo dormire. In realtà martedì mattina andremo a dormire presto. Perché? Perché tra la notte di lunedì e la mattina di martedì saremo presenti all'evento Sony e ci farà vedere le tre insieme a tanta altra gente e ci farà provare un sacco di giochi nuovi in anteprima. Sì, in attesa poi di vedere le tre freschi freschi alle 4 di notte. Quello è il alle 4 di mattina del martedì. Giusto, anzi alle 3 di mattina e finirà alle 4 e mezza più o meno. Quello è il... E poi ci dice pure, no, vi diamo la Red Bull, non vi preoccupate. Sapessero loro che io mi cago sotto con la Red Bull. Vabbè, comunque sia, grazie Sony. Ci vediamo comunque lunedì per questo evento live, in diretta. Commenteremo tutti insieme le tre e diremo sì, oh sì, che bello queste tre, una cosa del genere. Poi non sappiamo bene come funzionerà. Va bene, vedremo un po' lì. Ad ogni modo siamo molto contenti e martedì sera no, niente live. Ci vediamo mercoledì. Sì, che tanto c'è comunque un'altra live. Bene, io direi che adesso possiamo iniziare con le nostre NEVS. Summit Ridge, la nuova generazione di CPU di AMD. Al Computex di Taipei, AMD ha presentato la sua nuova generazione di CPU, con nome in codice Summit Ridge. Ispirato a Beautiful in qualche modo. Io lo sapevo che partivi, una notizia seria di tecnologia no, che non ci capitava da tanto tempo, bam! Basata su un 8 core X86 Zen. Quindi non solo il Ridge, è pure un Ridge impegnato e mistico. Perché X86? È a 32 bit, scusa. 86, se lo rigiri sono 98. Vabbè, comunque, la nuova famiglia in arrivo sugli scaffali sfrutterà il processo produttivo a 14 nm FinFET. Che cazzo? Nanometri. Nanometri, scusami, è lui l'ingegnere. E, come la controparte Intel, riuscirà ad offrire 16 thread complessivi, 2 per core. Non ti preoccupare, diversi, ci stanno anche core virtuali diversi tuttavia la CPU mostrata al grande pubblico è soltanto un engineering sample su cui la rossa casa era al lavoro da diverso tempo. Non sapevo fossero comunisti così. E infatti per la commercializzazione si dovrà attendere la fine dell'anno o al massimo il primo trimestre del 2017. L'amministratore delegato di AMD, Lisa Su, sarà cinese. Lisa Su, giustamente, e giù, ha comunicato alla platea che Summit Ridge sarà compatibile con le nuove piattaforme AM4 e che l'obiettivo primario rimane l'aumento dell'IPC, Instruction Per Cycle, rispetto alla precedente generazione di processori Excavator. L'incremento è stato quantificato con un buon 40%. Poi gli faccio fare il riassunto e cerco di capire che cosa ha capito lui. Io adesso vi dico. È necessario aspettare i test indipendenti per confermare la bontà del risultato, ma se così fosse sarebbe un importante passo in avanti per il mercato delle CPU, ma anche per il mondo console, in cui la concorrenza e l'innovazione manca da diverso tempo. Grazie a Mattia Marino Akamah. Che finalmente ci parla di una notizia tecnologica importante. E non ce ne parla solo lui, ce ne parla anche Lisa Su. E non si scherza, sì. Ce ne parla pure Lisa Su e ci dice che lo scopo di questi nuovi processori è sostanzialmente quello di mantenere bassi i costi per le console aumentando un attimino la potenza di calcolo, perché a quanto pare sarà il 40% più performante rispetto al normale. The Sims 4 abbatte le barriere del sesso. Dopo 16 anni dall'uscita del primo capitolo, The Sims 4 ha rimosso tutti i vincoli che finora erano legati al sesso dei Sims. Perché l'ho disinstallato? Maxis ha infatti annunciato che i giocatori potranno ora creare dei sim senza dover per forza scegliere tra maschio e femmina. Fatto bene a disinstallare. Ma potranno personalizzare proprio piacimento la sessualità del proprio alter ego virtuale. Ad esempio sarà possibile optare di avere una corporatura tipicamente maschile, un tono di voce più femminile, o anche scegliere se il sim potrà ingravidare altri sim, avere una gravidanza o nessuna delle due. Inoltre, circa 700 articoli e accessori che prima erano vincolati al genere maschile o femminile sono stati ora resi accessibili a qualsiasi personaggio. Di sicuro la coraggiosa apertura di Maxis, non ho mai capito come si dicesse,
verso il mondo LGBT verrà presa di mira dei soliti sostenitori della famiglia tradizionale, ma resta una svolta verso la libertà di personalizzazione che farò felici molti videogiocatori. Anche Antonio Pontillo, aka il Pont. Beh, di sicuro i detrattori avranno molto di cui parlare, lo fanno sempre quando entra in gioco il sesso, lo fanno molto meno quando in Africa torturano ragazzine. Però, insomma, no, è vero, perché sta gente si focalizza sempre sulle cose più stronze, no? A noi fa piacere che facciano una cosa del genere, però questa notizia è stata scritta con parecchia malizia, ci hai fatto caso? Perché non appena si parla di uomini che fanno sesso con altri uomini, subito lui utilizza un termine molto specifico, dove sta... vedi gli accessori che prima vincolati. Che ma poi vincolati? No, quelle vinculate, un'altra vabbè, ad ogni modo, magari più apertura anche per le nuove generazioni. Chi lo sa che la prossima sia meno bigotta. Andiamo avanti. Bigotta o magari insomma, perché io allora, in realtà questa cosa dell'uomo che in realtà sembra una donna esiste dal primo Final Fantasy, sì o no? Che non c'è un maschio che sia uno, insomma. Non, allora, il primo, per avere un essere vivente con del pelo, devi aspettare gli orchi in Final Fantasy, perché gli uomini sono glabri come seppie. Vabbè, ma che c'è? C'hanno le faccine... ragazzine, la maggior parte dei Final Fantasy erano in età adolescenziale. Ma per favore, che pure Sephiroth sembra una drag queen, per cortesia. Ma pure quello, quant'anni c'ha? Una ventina. Allora, non mi piace il character design di Final Fantasy, va bene. Sembrano tutti uguali, sembrano tutti una rock band coreana. Negli ultimi ti do ragione, ma fino all'8 diciamo che si salva. Non lo so se si salva. Vabbè, comunque dona $50,000 su Twitch. PayPal rifiuta di ridarglieli. Ah, sbaglia perché... No, questi sono i bastardi troller. Questo ha fatto già il giro del mondo, sta notizia, noi siamo l'ennesimo portale che ne riparlerà. Vabbè. E in pratica questo qua stava a donare a due streamers per poi a fine mese riprendersi, basta, perché lo puoi fare con PayPal. È come se il nostro crowdfunding, che potete vedere su Apple, a un certo punto date 1000 euro e li togliete. No, non si può fare da noi, quindi... Meno male, Il fatto... Però da PayPal lo puoi fare. Allora, il fatto che gli streamer trasmettano le loro live in tempo reale ha sempre attirato quella parte più burlona dell'utenza che non perde mai un'occasione per architettare qualche scherzo. Ne è ad esempio la beffa organizzata dall'utente iNexus Ninja. L'utente avrebbe elargito donazioni che andavano dai 1000 ai 5000 dollari a numerosi streamer col solo scopo di illuderli. Il fantomatico benefattore aveva infatti intenzione di farsi rimborsare a distanza di un mese, così da lasciare gli streamer a bocca asciutta. Ma perché? PayPal però ha deciso di dare una lezione di vita al ragazzo negandogli il rimborso di tutte le donazioni fittizie effettuate, la cui somma si approssima a $50,000. Un duro colpo sicuramente per il nostro idiota di turno, il quale la prossima volta ci dovrà pensare bene prima di prendersi gioco di qualcuno. Stefano Biotto, H. Biohack, e Cesare Conti, H. Kimboneggio. Bene, sono contento che ogni tanto si dia una lezione, che questa lezione sia da lezione a tutto il resto del mondo. Diciamo che è un grande insegnamento, soprattutto quando fai il giro del mondo in così poco tempo. Soprattutto perché secondo noi PayPal ha agito nei termini legali, cioè quando PayPal ti dà la possibilità di ritirare un pagamento o comunque una donazione, lo fa perché? Perché tu potresti aver sbagliato. Lo fa perché potresti essere stato truffato a tua volta, ma se tu lo fai 50 volte nello stesso giorno, nella stessa settimana, è chiaro che ci stai marciando e che vuoi fare il figlio di puttana. Quindi bravo, e poi PayPal che ha dimostrato una cosa che in Italia non esiste, cioè l'elasticità. Ha detto no, noi per regola dopo un mese noi lo facciamo, allora glielo dobbiamo ridare. PayPal ha detto noi lo facciamo per un motivo questa cosa, per preservare una certa... appunto elasticità. E allora siamo elastici pure noi, gliela mettiamo in culo a questo stronzo. Perfetto. Che elasticità però, eh? Eh no, ma così si... Ti ricordi quando hanno fatto la multa perché avevi messo la macchina dopo che era passata la macchina che puliva la strada? Sì. PayPal non te l'avrebbe fatta. Lo sbirro te l'ha fatta perché non ha capito. Questa è verità, verità. È verità. No. Cioè in Italia abbiamo assistito... Già raccontiamo questa cosa. Cioè, allora, c'è la sosta vietata perché devono pulire la strada, no? Deve passare un macchinario grosso che pulisce la strada, quindi tu non puoi parcheggiare. Quest'uomo, nonostante avesse visto il cartello pulizia strada qui non puoi parcheggiare, ha visto che stava per finire il tempo, ha visto che la macchina era passata, ha visto che non sarebbe mai stato d'intralcio, quindi ha messo la macchina e hanno fatto la multa. Yeah! Grazie Polizia di Termoli! Ad ogni modo ringraziamo anche i nostri collaboratori sul sito qdss.it, potete vedere gli aggiornamenti, le news in anteprima spesso e volentieri, e noi ci vediamo prossima settimana. Intanto ricordatevi di noi, perché martedì notte, anzi mattina, noi riprenderemo la macchina e torneremo a Termoli e forse faremo pure incidente.